Bentornati sul mio canale. Allora, oggi mi andava di sgranocchiare qualcosa di buono, ma non mi andava di uscire a comprarlo. E allora me lo sono fatta da sola. Tanto in dispensa ce l'ho sempre i semi di sesamo io. E facciamo un croccantino di semi di sesamo. Andiamo a vedere come si fa. Mettiamo in una padellina 80 g di zucchero a fuoco basso. Lo zucchero si comincia a sciogliere. Lo zucchero si è sciolto e comincia a caramellare. Adesso buttiamo dentro 80 g di semi di sesamo. Mescoliamo velocemente. Adesso buttiamo tutto su un foglio di carta da forno. Velocemente, se no si raffredda e si indurisce. Lo lavoriamo un pochino. Lo appiattiamo. Fate attenzione che scotta. Possiamo prendere anche un mattarello. Cerchiamo di dargli una forma rettangolare. Adesso aspettiamo che si raffredda un pochino e stacchiamo la carta. Non è perfetto, però noi ci accontentiamo, tanto lo dobbiamo mangiare noi. Se lo vogliamo fare più carino, adesso togliamo i bordi non precisi. E poi facciamo le nostre barrette. Prima che si raffreddi completamente, questo lo dobbiamo tagliare.